cari amici e cari amiche di Angoli, quello di questa sera è davvero un appuntamento imperdibile. C'è un grandissimo artista che è tornato qui a Milano per un evento importantissimo. Sabato 9 aprile al Teatro Pime torna proprio lui, il mitico bassista di Elvis Presley, Jerry Sheff, e c'è l'intervista. Venite con me. On the Fender Bass from Los Angeles is Jerry Sheff. Anyone play it, Jerry? I'm always happy to come to Italy, you know. I've been here many times and it's always feels like. Beh, sono felice di tornare in Italia, sono già stato in Italia parecchie volte, per me è sempre una gioia tornare in Italia. Jerry, vogliamo iniziare questa intervista chiedendoti qualcosa in merito al tuo primo incontro con Elvis. Well, first I have to tell you that I grew up listening to black music and jazz. I was from San Francisco, and movies and stuff. And I was sitting at home, and the phone rang, and it was James Britton. And James was calling me, and I didn't know who he was. And he said, we're getting together with Elvis. Beh, io non ero nel mondo Elvis all'epoca. Io sono cresciuto con la musica jazz, con la musica black. Non avrei mai immaginato di poter essere contattato dal mondo Elvis, finché un giorno il telefono squillò e fui contattato proprio per prendere parte alle prove. Ne parlai con mia moglie. Mia moglie mi dice, ma non è possibile, io non ci credo che ti hanno chiamato per questo. Quindi, come lo hai incontrato? Lo hai conosciuto nel primo incontro? I went down to the rehearsal studio the next day and I had long hair. I was the only one who had long hair. And I had on a pair of jeans with holes in it, so, you know, and sandals. Oh, nice. Yeah. And so I walked in and he was sitting across the room. And he got up and walked across the room and shook my hand and said, Jerry, it's really nice of you to come down today, you know. And I thought, wow, this guy is really nice, you know. And he was dressed beautifully, you know. And, there I am, you know. So I said to him, I said, you know, Elvis, I don't know any of your songs. And he said, can you play the blues? And I said, yeah, I can play the blues. He said, well, let's go play some blues. Beh, quando ci incontrammo, l'incontro fu incredibile, perché io vidi Elvis dall'altra parte della stanza, si avvicinò a me e mi strinse la mano. Io ero vestito in maniera molto semplice, con i sandali, un paio di jeans. Lui mi disse, come sei elegante. Io non riuscivo a credergli. Dopodiché io gli dissi la verità, beh, guarda Elvis, io non conosco nessuna delle tue canzoni. E lui mi disse, non è un problema, sai suonare il blues? Sì, sì, so suonare il blues. E provammo un paio di blues insieme, Elvis rimase convinto, fu contento e continuammo a suonare con gli altri esponenti della band insieme. Yeah, well, you know, Elvis was an entertainer and even if there was one person, he would entertain you, you know? Yeah. But then if somebody walked in the door, he would entertain them too, you know? So my wife and I were invited to his house in Holmby Hills in LA. And Priscilla Presley was making chili con carne, you know, for us for dinner. So we walked up to the door, knocked on the door, and Elvis answered the door. And he had a black suit on. And I thought, Priscilla had told me that it was, you know, comfortable, dressed comfortable.
And I thought, what is this, you know? So we went in and sat down and to have a drink across the table from one another. And there was a wall behind me and my wife. And Elvis, all of a sudden, a gun came out from his sleeve, you know? And what he was doing is he had guns all over him and you know, flashlight with mace and stuff. And that was his way of entertaining us. He excused himself and he walked around the corner and we heard through the wall, we heard clunk, 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 clunk. And Priscilla looked over and said, the knight is taking off his armor so he can go to the bathroom. Marco, raccontaci. Beh, è un episodio molto divertente perché sostanzialmente lui dice, Elvis ci invitò a casa sua e c'era Priscilla che cucinò il chili addirittura. E c'era un'atmosfera un po' particolare, lui era comunque elegantissimo, vestito tutto di nero, finché ci accorgemmo, io mi accorsi che dal polsino sbucò una pistola. Praticamente era pieno di pistole dappertutto e noi siamo rimasti un po' così, finché ad un certo punto era il suo modo di intrattenere le persone. Ad un certo punto lui che cosa fece? Si alzò e depose tutte le armi da tutte le parti con il rumore proprio che avete sentito e sostanzialmente disse, ecco, ho smantellato l'armentario. We have a special relationship on the stage. Yeah. When you look, perché suonavo con lui e noi ci capivamo solo guardandoci. Bellissima cosa. Jerry, ti ricordi come nacque la TCB Band? Quando? Chi decise il nome? Well, the TCB Band wasn't called that. Primo incontro di tutta la band. In realtà il batterista non doveva essere Ronnie Tutt, quello che poi fu Ronnie Tutt, ma tale Jim Pello. E praticamente lui fu contattato a suonare con noi. Elvis disse, va bene, dov'è la tua batteria? Guarda che la mia batteria è proprio lì. Praticamente Elvis lo vide e Jim Pello, che era lì presente, sbiancò e capì subito che il posto era di Ronnie Tutt. E fu così che ci formammo. In realtà il nome TCB Band era già presente, non fu nominata così la band in quel momento da qualcuno. Fu proprio in automatico, la cosa fu fatta automaticamente, era il nome che era già preesistente fra i collaboratori di Elvis e la band che si formò divenne la TCB Band. Jerry, ci hai già detto qualcosa. Prima di Elvis tu suonavi un'altra musica, You Made Blues. Raccontaci qualcosa. Well, I grew up in the San Francisco area and when I was 15 years old, io sono cresciuto con la musica black, sono cresciuto nell'area di San Francisco, poi mi spostai a Los Angeles proprio per diventare un bassista di musica jazz, imparare a suonare il basso elettrico. E quando incontrai Elvis molto tempo dopo, per me era come tornare a scuola, perché sostanzialmente dovevo riprendere tutto da capo. Ma la cosa bella è che Elvis mi diceva di fare quello che mi sentivo, di andare proprio liscio, dritto. E fu che andò così, fu piacevole perché non ci furono problemi.